iniziato, anche se sto cappuccio non l'ho capito ancora, è iniziata la mia avventura oggi. Sto imbacuccato perché sta piovigginando. Ecco un attimo il bastone, mi sono fermato un attimo a prendere il telefono e sto salendo un po' su una montagna. C'è un po' di pioggerellino, qualche tuono. Ma faccio solo quattro passi, niente di che. Faccio quattro passi, voglio arrivare solo là dove, vediamo se si vede, eccolo qua, dove ci sono i falchi. Vedete che vento forte butta là, il falco è fermo, è una cosa incredibile, si mettono nella scia del vento e si fermano. Devo continuare un altro poco. Diciamo che purtroppo oggi faccio una cosa particolare. Speriamo di poterla raccontare stasera, perché sto salendo su questa montagna, già sta scendendo buio qua, un po' di pioggia e comunque quando scenderò quasi sicuramente avrò bisogno della torcia. Anche se ho dimenticato una parte della mia attrezzatura giù. Sono quasi arrivato in cima dove potevo arrivare io. Ho girato l'ostacolo, la pendenza più pesante, più alta. Ho fatto un giro diverso. Ho seguito la luce. Sono uscito dal bosco. Ma sono riuscito ad andare a incrociarmi su un sentiero, questo grande che ci sta. Altri 5 minuti sono arrivato sulla vetta, ci sono i segni, vedete, sta iniziando ad arrivare la nebbia. Devo fare presto perché c'è il rischio di rimanere qua sopra con la nebbia. E stavolta ho poca attrezzatura. Vabbè, non ho portato la tenda che non mi serviva. Però mi sono dimenticato un'altra torcia per la lontananza, dimenticata a casa, un accendino, un cartello piccolo. Diciamo che mi sono buttato così, senza pensare più di tanto. Sta iniziando a piovere, anzi sta piovendo proprio. Metto il cappuccio, se riesco a infilarmelo. È un po' stretto perché più volte che l'ho usato in Veneto l'ho rimasto così, non si scioglie più. Ecco qua. Mo scendo da un altro lato. Non so effettivamente come si chiama questo mondo, ma qua quando c'è sole è molto rilassante. Questo dove sta segnato con un tronco di legno ormai marcio è il punto più alto di questa montagna. Incominciando a piovere e butta vento. Inizia che nuvolone, vedete? Si stanno incominciando a fare le nuvole. Tra poco
c'è il vento che mi scombiglia i capelli. Faccio vedere. Vedete là che potenza, la nebbia come sta salendo. Da giù sale sopra, il vento la sta portando. Sembra fumo e nebbia. Adesso vado più vicino, giusto per fare quattro passi. Mannaggia sto vento, ma adesso scendo più giù. Mi vado ad affacciare su una parte, però non ho le scarpe adatte e non posso rischiare di scivolare, a parte sta iniziando a diventare molto umido. Tanto ci sono voluti 30 minuti più o meno per salire qua sopra, niente di che. Allora. Allora, queste qua sono le pietre. Di solito mi faccio le foto, però è meglio evitare perché sono scivolose. Ah. Quella è la parte più alta, poi è finita la montagna. Questa è cima Falconaro. E la parte più alta è questa, anche se non sembrerebbe. Giù c'è un bel dirupo. Cioè veramente c'è un bel... Ma vi faccio vedere di qua, senza buttarmi giù, che qua si scivola. Vedete là quella sporgenza? Arrivato là inizi burrone e si va a precipizio. Allora adesso me ne salgo, vado all'altro spuntone di roccia. Inizia a lampeggiare. Oh. C'è un vento della miseria. C'è un vento bestiale. Mamma mia. Ecco. Vedete? Qua purtroppo è pericoloso, quasi si cade. C'hai giusto 2,5 metri per fermarti, poi cadi giù, alla fine giù ti fai un bel volo. C'è anche il vento forte. Mi sono messo un attimo in sicurezza perché se ho oscurato la vista. È andato l'impermeabile davanti agli occhi, non vedevo più mentre stavo sulla roccia. C'è, come vi dicevo, c'è il vento molto forte, facilmente si può andare giù, a parte le rocce iniziano a diventare scivolose. Adesso tempo una mezz'oretta, mi devo infilare in queste piante che già è un po' buio. Io su questa zona ormai conosco tutto, sono stato in vari posti, questa è la cima, poi là è la piazza dove si vedono il panorama. Vedete, c'è una catena di protezione, c'è una ringhiera di protezione. Laggiù invece non c'è protezione e fanno, a molte volte mandano a giocare i bambini, ma là sopra sono suicidate varie persone. E poi sono stato anche lassù, che è ancora più bello, ma non è alto come questo, che pure ti vedi il panorama. Poi un giorno devo vedere che cos'è quello. Devo andare in cima a quello, non so se quello fa parte sempre del terminio o se è una catena montuosa diversa. Vediamo se posso fare una diretta, ma non credo. Vedete? Qua se mi cade il telefono veramente non lo recupero più. Per scendere giù ci vuole esperienza, molta esperienza. E da qua comunque non si può scendere, sarebbe pazzesco. Inizia a piovere di brutto, c'è il telefono tutto bagnato, ormai non risponde più ai comandi. Adesso fra poco inizio la discesa perché questo tempo non promette niente di buono. Naturalmente, per chi se lo domanda, perché sono venuto qua sopra, a me mi piace la montagna, mi piace sempre, anche se piove. Naturalmente sono salito perché la pioggerellina è abbastanza leggera, non si intravede ancora un forte temporale, però comunque per sicurezza tempo un paio di minuti me ne scendo perché è meglio non rischiare. E poi comunque vediamo se si vede giù, vedete, nella boscaglia inizia a fare buio.
Qua ancora c'è ancora luce, giù già inizia a fare buio, fra poco devo attaccare la torcia. Qua una volta c'era una bella bandiera che è stata strappata, il vento l'ha rotta, il palo si sta rompendo. Poi ci sono gli incivili che vengono a dare fuoco tutto perché per mangiare qua sopra. E qua, una volta qua c'era una bella sedia slide di legno, fatta in legno da qualcuno per prendere il sole, ma purtroppo hanno rotto pure quello. Non so se si sente il vento, se si sente la pioggia, ma è un macello. Volevo rilassarmi, non fa niente che tempo era brutto, ma la pioggia proprio non è che puoi stare seduto a rilassarti più di tanto, perché a un certo punto questo, la pioggia comunque ti fa comunque un po' scivolare, perché specialmente dove stanno le rocce. Adesso mi butto sotto le piante in modo che l'acqua la prendo, ma ne prendo poca, anche se l'impermeabile più o meno mi protegge. Mamma mia. Una cosa incredibile, non riesco a girarsi impermeabile. È così difficile girare sto coso. Vediamo se stavolta ci sono riuscito. Questo naturalmente mo l'ho messo male, perché di solito si chiude, adesso ho le braccia da fuori, ma di solito si chiude in modo che si cacciano solo le braccia. Andiamo a vedere come butti il vento qua, oh, come si scivola. Vai! Allora, ecco qua. Nebbia il Valpadana. Nebbia, nebbia, nebbia. Sta salendo nebbia. Però come sto con le scarpe antiscivolo, ma non per la montagna, ma per il lavoro. Non so fino a che punto. E comunque anche quello per il lavoro, non è che c'è, cioè anche quello per la montagna, sulle rocce bagnate, non è che mantiene più di tanto. Ed ecco, incomincio la mia discesa qua, la vi fa vedere, ma non è niente, ci sono quintali e quintali di foglie, di fogliame, vai a mettere i piedi, improvviso affondi. Naturalmente la cosa pure no. Sentite, sentite come sta iniziando a piovere. Naturalmente adesso devo staccare, perché sul fogliame si scivola molto, è micidiale. Disperso in mezzo al bosco. No, stavo scherzando, comunque sono immerso nel bosco, ma non disperso. Io non mi disperdo, trovo sempre la strada di casa. Allora, io praticamente volevo scendere quando iniziava a fare buio. L'unica problematica è che, essendo che inizia a piovere, la pioggia fa aumentare comunque molta, comunque si fa anche la nebbia. Già qua la nebbia è pericolosa, con la pioggia che si è iniziando a piovere molto forte, c'è il rischio di perdersi. È di non vedere niente. Già così, vedete, io mi devo orientare in mezzo qua. Già così dite, come fai a orientarti? C'è la tecnica. Ci sono le tecniche per non perderti, anche se qua non c'è nessun segnale. Devi avere un buon naso, un buon orientamento.
piano piano ritorni al punto di partenza, anche se volendo non l'ho aperta. Poi la confronto alla fine per vedere di quanto ho sbagliato. Ho fatto la mappa, sto, man mano che cammino sto facendo la mappa e dopo vedrò la differenza di quanto ho sbagliato tra salire e scendere, perché la strada poi alla fine non esiste, la devi inventare tu. Piove, piove, anzi ho fatto anche una salita in meno per non ammazzarmi, visto che comunque avevo mangiato da poco, anche se molto leggero, perché come ho detto altre volte non bisogna appesantirsi. Adesso vedete, io sto immerso nel bosco più totale, c'ho le piante dappertutto, vedete? Mi posso girare tutte le volte che voglio, io trovo sempre la strada. Ci vuole, no, perché uno si voleva andare, è giusto per farvi rendere conto. Naturalmente sicuramente sarà un po' diverso, la mappa sarà un po' diversa, ma comunque riesco sempre a captare, a capire dove si deve scendere per tornare. Si deve avere, a parte il coraggio, non mai farsi prendere dal panico, poi un buon orientamento, cercare di capire anche regolandosi con il sole, tante cose che vengono con gli anni e con l'esperienza. E fra circa 2 minuti grosso modo vi faccio vedere che ho trovato, sono sceso e ho ritrovato la mia macchina. Ci sono i funghetti, però io non li so di conoscere, questo è un funghetto. Inizia a piovere, piove pure pesante. A salire sono salito da un lato, a scendere sono sceso da un altro lato, però il risultato non cambia. Eccoci qua arrivati giù, e la mia macchinetta, eccola là. Adesso vi porto a vedere l'altra parte di Cima Falconara. Intanto sto giù, non sto tanto lontano, vediamo dove posso entrare. La prendo di qua. Qua è abbastanza pericoloso e scivoloso. Qua sono venuto anche durante, con la nebbia ho fatto le foto. Devo stare più lontano possibile dalle rocce, perché ormai sono scivolose. Ecco qua, questa è la mia pianta per mantenermi. Ecco qua, vedete? Di solito sono arrivato anche là, mi sono seduto anche là. E sotto non c'è niente. Qua sto più di 150 metri di profondità. Adesso vi porto a vedere anche il terrazzino che sta là. Tanto ormai piove. Finiamo di fare il tour. Ecco qua, andiamo su per le scale. Comunque anche se piove, che il tempo è così, comunque è sempre rilassante. Qua è l'unica parte ancora buona che è rimasta,
che hanno distrutto queste scale che portano su per la per il terrazzino dove si vede tutta la veduta della vallata. Non c'è granché da vedere, però la cosa che si vede spesso sono i falchi che stanno in giro. Ormai la pioggia ha deciso di martellare pesantemente. Devo scendere pure piano piano dopo, perché è probabile che si può scivolare anche se ho le ruote buone. Ma non posso andare alla velocità che sono andato a salire. Salire ho fatto una media tra i 90 e i 70. 90 rettilineo, 70, 60 nelle curve. Naturalmente le curve che si possono fare, le curve a gomito, non sono pazzo da farle a 70 km orari. È vero che mi piace fare il rally, ma non mi allargo da questa maniera. Ecco qua, sono arrivato sul terrazzino che vi ho detto. La pioggia continua a battere. Io sono salito, vediamo se si riesce, se riesco a ingrandire. Sono salito là sopra, vedete quel puntino alzato, quella specie di mazza, quella è quella mazza dove sono andato io. Ecco qua, ma vedete dove sta adesso. Vento e bufera. Mamma mia. Adesso mi torno indietro. Come si scivola, sta arrivando la nebbia, è pericoloso anche scendere con la macchina, perché la nebbia una volta che si è messa in mezzo alla strada è quasi impossibile camminare qua. Vedete gli incividi, vengono qua a vedersi il panorama, poi sono così coglioni che mentre respirano aria fresca fumano, cioè non so a che scopo fumare mentre respira aria pura. E poi lasciano anche i pacchetti di sigarette a terra. Potrei andare anche sull'ultima parte della montagna dall'altro lato dove ho fatto vedere prima, anche se là non fa parte della cima falconara. Pure è bello, ma ci vuole un po' di tempo per arrivarci. Una mezz'oretta per arrivarci e inizia a piovere troppo. Io non ci vedo quasi più, tra i vetri che si sono appannati degli occhiali e l'acqua che mi schizza negli occhiali. Ah, il braccio ormai è impermeabile, non vuole sapere niente. Coprire, ecco qua. Copriamo almeno il braccio, diciamo, lo faccio pieno d'acqua. Mamma mia, non ci vedo più. Acqua, non ci vedo più, ci sono gli occhiali. Ah, mi sono tolto gli occhiali, è l'ultima soluzione. Mamma mia. È una bella giornata di sole oggi. Il meteo ha sbagliato di pochissimo, perché ha detto che pioveva già ora di pranzo. Ci ha fatto almeno mangiare. Meno male che qua è difficile perdersi, perché senza occhiali non è che c'è il massimo, non è che c'è il massimo della visibilità. Ah, ecco qua, queste sono le scale, si inizia di nuovo a scendere, il tempo di fare una sosta e si riparte per casa. Ecco qua, la sosta è finita. Le poche macchine che stavano qua mi sa che se ne sono scappate. Adesso il tempo di trovare le chiavi della macchina e si scappa via. Anzi, il tempo di asciugarmi, perché senza occhiali non vedo niente. Vedete come sta iniziando ad arrivare la nebbia. Sicuramente è meno
di quando non piove, perché quando piove un po' si abbatte. Ma sono venuto qua una sera, un pomeriggio, dopo aver lavorato l'anno scorso in pieno inverno, faceva paura, che qua è un posto dove si sono anche suicidate varie persone. Si chiama Cima Falconara, soprannominata anche il burrone del suicidio. Purtroppo varie persone sono suicidate lanciandosi nel vuoto. Ci vuole un coraggio anche per fare questo, anche se quando è arrivato quel momento che hai deciso di lanciarti, evidentemente non c'è niente più da perdere. La nebbia inizia a scendere. Vedete, piano piano sta scendendo la nebbia, anche se ancora poco, sta scendendo la nebbia della montagna. Man mano, in questo spiazzale, fra poco non si vedrà niente più. Sparirà tutto. Talmente sparirà tutto che neanche la strada per tornare, per uscire si scenderà. Si vedrà. Il pantalone ormai è andato, è pieno d'acqua. A me la testa l'ho riparata, poi vediamo. Lo zaino è sicuro, è pieno d'acqua. Io non riesco a stare senza montagna, anche se per poco un po' di montagna ci devo andare, anche se piove non mi interessa. Naturalmente temporali così abbastanza normali sì, ma quando inizia a uscire vento forte, temporali, fulmini, io non ci vado, mi fermo e non vado da nessuna parte.